Come accade per tanti prodotti culturali, il vino può essere vissuto in chiave divertente e conviviale, così come in senso tecnico e professionale, con un altissimo grado di specializzazione lavorativa. Abbiamo parlato delle nuove opportunità disponibili per chi voglia lavorare nel mondo del vino con la sommelier Katia Minghi, che a Cerveteri da anni ha fatto nascere molte figure nell'ambito enologico. È un mito da sfatare, non esiste un albo dei sommelier perché la professione dei sommelier in Italia non è riconosciuta. E quindi che tutte le associazioni che fanno corsi da sommelier o corsi di avvicinamento al vino rilasciano un attestato che ha lo stesso identico valore in tutto il territorio nazionale, perché si tratta di associazioni private e ci sono alcune associazioni, le più blasonate, che giocano con uno specchietto delle allodole dicendo che loro sono associazioni legalmente riconosciute. I profili che si avvicinano al panorama dell'enologia sono spinti dalla curiosità. Il lavoro del sommelier, sfortunatamente in Italia ancora non è riconosciuto da un albo professionale, quindi diciamo che un sommelier che si forma in qualsiasi delle associazioni che fanno corsi di sommelierie, alla fine devono fare un percorso o all'interno dell'associazione stessa o se no privatamente. Beh, insomma, credo sia fondamentale per cercare di saperne di più su quello che è il modo magari più corretto, migliore, anche più divertente, no? Probabilmente, forse almeno è quello che ci auguriamo per avvicinarsi al vino. È ovvio che chi si accosta alla materia è già appassionato di suo. Le informazioni oggi sono tante, la materia ovviamente trattabile da parte di molti in qualunque modo, però insomma riuscire ad avere magari qualche cosiddetto fondamentale per provare ad affrontare con cognizione di causa maggiore ogni argomento potrebbe essere utile.